Amici di Termoli, buonasera, amici che ci seguite in diretta streaming su primonumero.it e formiche.net, grazie della pazienza, sarete sicuramente in tanti grazie a questo pubblico meraviglioso che ha avuto appunto la pazienza di attenderci, ma del resto siamo in un territorio, in una città che di energia e di corrente dovrà sicuramente ragionare nel futuro. Vedete, uno dei nostri main partner è ACC, ex Stellantis, avremo modo di ragionare anche domani su quello che è il futuro energetico di questo paese. Sfida globale, parleremo, vedete la nostra grafica, della sfida che i due imperi, quello americano, il più potente, e quello cinese, che vuole il suo secolo, il sogno cinese, si chiamano a una sfida. L'abbiamo messa in grafica con le due racchette, chiamando alla memoria la strategia di Kissinger. Ma questa sera ne parleremo con il massimo esperto italiano, a mio avviso, di geopolitica, un volto che è diventato immediatamente famoso e di casa, perché è veramente un maestro nel divulgare questo nuovo argomento. Io chiamo sul palco Dario Fabbri. Grazie Dario, grazie per la pazienza. Ecco qui, mi hanno messo da quest'altra parte, va bene così, perfetto. Dario. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, come si dice in questi casi. Rubiamo una battuta a un maestro Troisi, e quindi veramente scusate il ritardo, ma abbiamo fatto di tutto per non perdere questa serata e per metterci nelle condizioni di poter inquadrare il tema di questo festival. Sfida globale, lo faremo con tre declinazioni: geopolitica, tecnologia domani e domenica sostenibilità. Partiamo immediatamente con te ragionando di geopolitica. Io però devo una spiegazione alla comunità di Termoli e alla comunità del Partito Democratico. Abbiamo invitato la segretaria Elly Schlein, in tutta la comunicazione sempre con un asterisco, invitata in attesa di conferma. La conferma purtroppo non è arrivata, c'è stata sicuramente una situazione di poca chiarezza in questa relazione. Se abbiamo creato un danno a qualcuno, ne chiediamo scusa, ce ne facciamo carico. Dario. Beh, da dove partiamo? Da queste due racchette che si sfidano con al centro il mondo, piccolo, che diventa una pallina di gioco. Beh, come giustamente avete individuato in questa occasione, la competizione per eccellenza nel mondo attuale, quindi partiamo da un'ovvietà che forse troppo ovvietà non è. E a volte noi immaginiamo che questi discorsi ci riguardino soltanto alla lontana, che siano eteree, inafferrabili per eccellenza. Una vecchia massima diceva: anche se non ci occupiamo di politica estera, in questo caso di geopolitica, poi saranno la politica estera e la geopolitica ad occuparsi di noi. E mai come nel caso riguardante la competizione planetaria, perché anche se, ripeto, possono sembrarci argomenti molto distanti, tuttavia riguardano e riguarderanno ancora di più le nostre giornate. Così, facendo un esempio che riporta direttamente al territorio, da queste parti, non vi do immagino una notizia, peraltro Antonello lo sa troppo meglio di me, è alle viste, in programma, la costruzione di una gigafactory con batterie prodotte attraverso energia rinnovabile. Ecco, se chissà nell'immediato, in un futuro, ci fossero investimenti cinesi su questo tipo di sviluppo, ebbene il vaglio sarebbe più complesso, l'intervento americano sarebbe a monte, eccetera eccetera. Cioè, riportando proprio alle questioni di tutti i giorni, anche una questione così importante per una regione come il Molise, va tenuto a mente che anche quel tipo di sviluppo rientra in una competizione come quella fra Stati Uniti e Cina, altrimenti sembra che discutiamo soltanto del sesso degli angeli. Invece è qualcosa, ripeto, che anche se non ce ne occupiamo, poi riguarderà tutti noi lo stesso. Dario, chi è un impero? Quando parliamo di imperi, di che cosa parliamo? Beh, l'impero è un soggetto che estende la sua influenza su altre comunità che territorialmente non ne farebbero parte della sua sfera di influenza. Quindi è una grande potenza che è capace di irradiare la sua prerogativa su altre comunità, su altre collettività, su altre nazioni, su altri stati. Ma questo non basterebbe a rendere un impero, perché avremmo davanti soltanto un egemone regionale, locale o globale. L'impero ha bisogno di un ulteriore scatto, che è quello della sua missione. Cioè, un impero è tale non solo quando è capace di imporsi
sui suoi vicini o lontani, ma quando persegue questo tipo di funzione dandosi una missione, una narrazione. Cioè gli imperi necessitano, per essere tali, di una glassa, di un rivestimento propagandistico che li presenti sempre in funzione d'altro, perché un impero tiene insieme il suo spazio di influenza non soltanto con la forza, non può bastare la forza, neanche con la dipendenza economica. L'impero ha necessità di presentarsi in viaggio, mettiamola in questo modo, per un bene superiore. Cioè deve convincere i sottoposti, l'avremmo chiamati i satelliti, le province, i clientes all'epoca dei Romani, fate voi, che stare dentro l'impero X o Y sia comunque un grande vantaggio. Perché? Perché il nucleo dell'impero, il nucleo originario, non è lì soltanto per la sopraffazione, per la violenza, neanche a dirlo, per la guerra, eccetera, ma perché in funzione redentrice. Gli Stati Uniti sono ovviamente maestri da questo punto di vista, intendiamoci, se no scadiamo nel complotto, non è una questione di dolo, gli imperi ci sono e ci fanno allo stesso tempo, cioè ci credono veramente, un po' ci fanno, ovviamente sono selettivi nella loro propaganda, ma ci credono anche, è impossibile il contrario, sono esseri umani, nessun essere umano viaggia soltanto per interesse, lo sappiamo noi nelle nostre vite quotidiane, viaggia di solito anche per sentimento, e quindi gli americani un po' no, ma un po' pensano veramente di avere una funzione di protezione nei confronti degli altri esseri umani, di intervento umanitario, di diffusione dei diritti e della democrazia, poi li ripeto, lo fanno in maniera selettiva, altrimenti dovrebbero intervenire in ogni luogo, in ogni lago, avrebbe detto una vecchia canzone. Una delle mancanze della Cina, che la rende ancora oggi un impero zoppo, è stabilire quale sia la missione cinese. Ma perché i cinesi non si dicono al mondo come impero e si chiamano ancora come leader del terzo mondo? In realtà quello è il loro tentativo di darsi una missione, cioè il terzo mondo, questa è una locuzione che fa impressione, non si usa più, negli anni 70, negli anni 80, oggi si chiama Sud Globale, no? Il nostro ultimo numero di Domino, che è la rivista che dirigo, si intitolava proprio Il Mondo Contro e raccontava il Sud Globale, come si chiama oggi, che in questa guerra, cioè nella guerra d'Ucraina, non si è per niente schierato contro la Russia, anzi, larga parte si è schierato in favore della Russia, la maggioranza dell'umanità. E la Cina crede di aver trovato in questa parte del globo la sua missione, cioè dire qual è la nostra missione. I cinesi sono un popolo autoriferito, come è facile immaginare, perché 1.300.000.000 di persone, ma allo stesso tempo oggi dice: noi non siamo contro l'Occidente per partito preso, anzi non lo siamo per niente, noi rappresentiamo gli ultimi, quindi la missione che la Cina si vuol dare è la missione degli ultimi della terra, che poi sono la maggioranza dell'umanità, come è ovvio, e quindi si identifica in maniera, un po' ci credo, un po' ci fa anche la Cina, in maniera strumentale, dolosa, ma anche genuina, con l'altro mondo, che è la stragrande maggioranza dell'umanità. E questa la missione dell'impero cinese, lo è in forma embrionale, non ne ha mai avuta veramente una. L'impero cinese, il termine in lingua mandarina della Cina infatti è impero di mezzo, cioè il centro del mondo, in quanto il centro del mondo è autoreferenziale per eccellenza, ma un impero non può essere soltanto autoreferenziale, come detto deve raccontarsi in viaggio per l'intera umanità, e la Cina rispetto agli Stati Uniti in questo è molto indietro nella narrazione di sé. Abbiamo avuto modo in questo inverno di andare in verticale con una consulenza che abbiamo fatto a Milano insieme, e in quella circostanza, magari la regia può anche mandare in onda delle immagini, abbiamo visto come in realtà la Cina affronti già delle crisi importanti, strutturali, demografiche e anche economiche. Beh, la Cina è un paese che ha notevolissime criticità, tra quelle che ha citato ovviamente conviene sempre partire da quella demografica, no? Non si può mai prescindere, una delle distorsioni quando si discute di stati, di nazioni, e non partire dall'aspetto demografico e poi culturale, che sono quelli nettamente più rilevanti. Perché? Perché stiamo parlando di esseri umani, e quindi dal momento che sempre di esseri umani si tratta, l'aspetto demografico è quello preminente. La prima criticità della Repubblica Popolare attuale è l'invecchiamento molto veloce della sua popolazione, e non è soltanto questione di stato sociale, che peraltro è assai risicato in Cina, o di produzione, no, a noi balza, noi che non siamo un impero ovviamente, quindi ragioniamo di economia, a noi balza immediatamente agli occhi il discorso per cui la Cina va invecchiando, avranno problemi nella produzione industriale,
hanno problemi a pagarsi il welfare, eccetera, ma la Cina non ha problemi di produzione industriale per il semplice motivo che anche se la popolazione invecchia è sempre oltre 1,3 miliardi, cioè si trova chi rimane addetto all'economia, a qualsiasi tipo di economia. Così allo stesso tempo lo Stato sociale è talmente risicato che pagarselo purtroppo per loro non è il primo dei problemi. Il punto dell'invecchiamento della popolazione cinese, così per dare un dato, nel 71 la popolazione cinese aveva un'età media di 19 anni, che è un'età bassissima, oggi invece è di 41 anni e tra i 19 e i 41 c'è tutta la differenza del mondo. L'Italia ha 46,7 anni di età media, è il paese più vecchio del pianeta, per dare un'idea, insieme al Giappone. La Cina è abbastanza distante, 5 anni e rotti di età media sono molti come distanza, però si avvicina inesorabilmente. E il cuore della questione è chi sosterrà il sacrificio, qualora mai avvenisse, nell'ascesa globale della Cina. Perché l'ascesa globale è fatta di privazioni, di sacrificio, di guerre, ai noi, che ci auguriamo ovviamente non avvengano, ma il punto non è neanche se avvengano o no. L'idea di doverla fare grava già sulla popolazione, anche se non avvenisse mai. E per sostenerla ci vuole una popolazione giovane. Questo, torniamo sempre all'argomento iniziale, no? Siccome sono sempre soltanto esseri umani, lo capiamo da soli, un ventenne sopporta l'idea di dover affrontare una grande sfida in maniera diversa rispetto a un settantenne, un ottantenne, che come ovvio è infragilito dall'età, è stanco, eccetera, eccetera. Il problema della Cina è esattamente questo. Quest'anno, il 2023, è stato un anno drammatico nella percezione cinese, perché l'India ha superato ufficialmente la Cina come paese più popoloso del mondo, che in sé non significa un cavolo, perché l'India è 1,4 miliardi, la Cina è 1,380 miliardi, cioè sembrano quelle classifiche dei grandi ricchi, per cui se tu sei l'uomo più ricco del mondo e in un anno passassi anche al nono posto, ma che ti cambia? Cioè, le generazioni dopo la tua non avranno problemi a sfamarsi. Il punto è l'aspetto psicologico. Cioè dire, noi stiamo invecchiando e la nostra popolazione quindi si riduce e quella indiana ci supera. Seconda grande criticità della Cina è la distanza che c'è tra la costa e l'entroterra, che è un argomento atavico della Repubblica Popolare, ma in generale dell'impero cinese nel corso dei millenni. La Cina ha sempre avuto nella sua storia il problema tra una costa, che quando si apre al commercio estero, come fa dalla fine degli anni 70 in questa circostanza, la costa diventa ricca, luminosa, l'entroterra rimane mediamente povero. Questa distanza, che oggi è molto presente nel paese, genera rivoluzioni di solito, cioè per farla molto breve, gli abitanti dell'entroterra solitamente si arrabbiano, ovviamente sto rendendo in maniera folcloristica l'argomento, cioè tendono a fare la rivoluzione, si rivoltano contro lo status quo, e l'ultima è stata la rivoluzione maoista, campagna contro città, che poi fa collassare il cuore dello Stato. La terza ed ultima criticità, tra quelle principali, la Repubblica Popolare e il suo rapporto contrastato con il mare, che per dominare il pianeta, ma anche per sconfiggere la potenza marittima per eccellenza, cioè gli Stati Uniti d'America, è una deficienza non da poco. I cinesi oggi hanno la marina in termini numerici più grande del pianeta, quindi la flotta del pianeta, ma il termine numerico non basta, non solo perché non controllano in realtà, non controllano i mari neanche per i riveraschi davanti a sé, e questo è molto grave. Infatti non sono in grado oggi di prendersi Taiwan, che è posta soltanto a 160 km dalla costa. Magari poi la regia può mandare anche delle immagini che possono esserci d'aiuto, e questo per loro è un problema, perché poi la trasformazione di un paese da continentale a marittimo, una trasformazione culturale, non è soltanto una mera questione di numeri, cioè costruiamo una marina che abbia molte flotte e le più numerose del mondo, peraltro gli Stati Uniti hanno ancora troppe portaerei in più, 12 contro 1,5 rispetto alla Cina, ma anche questo potrebbe non essere decisivo, il punto è culturale. La Cina non ha ancora oggi un grande rapporto con il mare, anche con i mari riveraschi, il Mar Cinese Meridionale anzitutto, e faticherebbe moltissimo a prendersi Taiwan, che come dicevo è appena a 160 km dalla sua costa.
Taiwan, che però non ha solamente un valore strategico, ma anche un valore all'interno delle filiere di valore nella produzione, soprattutto dei semiconduttori, e l'abbiamo visto. Chi voleva comprare una macchina un anno fa doveva aspettare più di 11 mesi. A voglia, il 70% dei semiconduttori vengono prodotti a Taiwan, ma sembrerebbe decisivo, e oggi può anche esserlo, ma Taiwan è decisiva per la Repubblica Popolare dal 49, quando ovviamente i semiconduttori erano all'epoca a Taiwan solo nella mente di Dio, quindi è certamente un accessorio molto rilevante, ma Taiwan è strategica per la sua posizione, perché è una terrazza davanti alla Repubblica Popolare, davanti alla Cina, come se fosse una piattaforma di invasione, una testa di ponte immediata. Dario, abbiamo un po' di slide che poi, se vuoi, puoi commentare a supporto, così ovviamente sono slide prodotte dalla tua rivista Donna. Sì, sì, questa l'abbiamo utilizzata anche a Milano qualche tempo fa. Qui vedete la base, il centro della globalizzazione, cioè gli stretti del pianeta, la globalizzazione marittima che è dominata dagli americani, perché gli americani controllano questi stretti, che sono gli stretti, gli istmi del pianeta. La marina statunitense può occludere il passaggio commerciale in teoria a chiunque, ed è la base della globalizzazione. La Cina, che esporta ancora oggi molto del suo PIL, lo fa in larga parte via mare, su rotte marittime controllate dagli americani. Quindi questa è la capacità di schiaffo, come si dice, degli Stati Uniti ai danni della Cina, è plasticamente in questa carta qui. Vediamo quella che è la sfida della globalizzazione. Hai sintetizzato in questo modo quello che capiterà. Sì, questa è, diciamo, quello che potrebbe essere il futuro della globalizzazione, quindi un tentativo americano non di chiuderla, cioè non c'è volontà statunitense di effettuare quello che si chiama il decoupling, ma non è detto che non avvenga lo stesso, perché non è che gli americani possano decidere tutto da soli. Però la globalizzazione è roba loro, è sinonimo della Pax Americana, quindi non la vorrebbero distruggere. Ciò che vogliono è, da un lato, raffreddare lo sviluppo tecnologico della Cina. La Cina ha ancora bisogno di know-how proveniente dall'Occidente, anche in cospicua misura. Gli americani non vogliono che vi arrivi. Allo stesso tempo gli Stati Uniti vorrebbero ridurre il surplus commerciale di cui dispone la Cina. Perché? Perché Pechino utilizza quella parte del surplus commerciale, per quanto dicevamo poco fa, cioè vuole destinarne, già lo fa, una sostanziosa parte per coprire quella distanza che c'è tra la costa e l'entroterra, quindi per finanziare l'entroterra, per sollevarlo a livello economico affinché non si riverberi in maniera violenta sulla costa. È chiaro che in questo passaggio, cioè riduzione con i dazi delle esportazioni cinesi e azzoppamento della filiera tecnologica che arriva fino alla Cina, e di queste settimane un intervento americano ad esempio nei Paesi Bassi, l'Olanda è nella filiera mondiale, l'unico paese europeo nella filiera mondiale dei semiconduttori, questo potrebbe condurre allo scoppiamento, cioè allo scoppiare della coppia, ovviamente Stati Uniti e Cina, e quindi alla fine di una globalizzazione davvero planetaria. Ma l'idea americana, se potesse avere tutte e due le cose, quindi la moglie ubriaca e la botte piena, tenere la Cina ancora dentro la globalizzazione ma zoppa rispetto a oggi. Ed è il tentativo che vedete un po' qua dietro, quindi resistenza della globalizzazione, un trasferimento alla produzione che gli americani sì un po' vorrebbero per sé, ma mai prenderli troppo sul serio quando raccontano di voler riportare in casa l'industria, perché gli americani comunque sono un paese di importazione, non potrebbero esportare in quanto tali, se lo lasciamo da parte per ora, però vorrebbero diminuire la produzione cinese, questo sì, tenendo in vita la globalizzazione, che è un proposito acrobatico. Abbiamo visto le criticità della Cina, ma gli Stati Uniti che criticità vivono? Gli Stati Uniti hanno criticità minori rispetto alla Cina, ma comunque ne possiedono anche loro. Sono un paese che invecchia molto più lentamente della Cina, che ha più o meno la stessa età media della Cina, ma che ha mantenuto nei decenni, cioè non è invecchiato con il ritmo cinese. Ha però una distanza interna a sua volta, che è quella tra le coste, anche qui è l'entroterra, dove l'entroterra americano è immenso, il cosiddetto heartland del paese, cioè le coste, quelle che vediamo nelle serie televisive che noi scambiamo per gli Stati Uniti, che sono la parte meno rilevante del paese, quindi costa atlantica e costa pacifica, hanno un invecchiamento maggiore, una qualità della vita molto più alta,
condizioni economiche migliori, quindi da New York alla California, per intenderci, per semplificare molto, che più o meno scarrellano verso un postoricismo che è similare al nostro, cioè detto in maniera più semplice, dicono: ma tutto sommato noi di batterci per rimanere l'egemone globale non abbiamo grandissima voglia, mentre il grosso del paese, la grande maggioranza, che è quella dell'entroterra, rimane più giovane, più violenta, con una qualità della vita minore, quindi più tendente alla guerra. Però questa distanza genera una certa schizofrenia. Infatti gli Stati Uniti sono descritti in tutti i modi e in tutti i loro contrari, cioè sono descritti come un paese in profondo declino, come un paese ancora in netta ascesa. Gli Stati Uniti non sono un paese in declino in assoluto, possono essere in declino relativo, ma restano ancora molto distanti dalla Cina anche per questa ragione. Una seconda criticità che dispongono è la stanchezza di essere il numero uno da troppo tempo, e questo genera notevole sazietà, mettiamola così, in una parte della popolazione e profonda stanchezza in un'altra. Gli Stati Uniti sono l'egemone planetario in coabitazione con l'Unione Sovietica dal 45, da soli, che è ancora peggio, dal 91. E questo significa un enorme sforzo, perché dicevamo, pensare di fare la guerra grava sulla popolazione psicologicamente, figurarsi quando la fai davvero sempre. Gli americani sono in guerra perenne, senza esclusione, dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, da Pearl Harbor ad oggi, non hanno mai smesso di esserlo. Anche in questo momento sono in guerra in più fronti, lo sono in Siria, lo sono in alcuni paesi africani, hanno legazioni militari, vere e proprie colonie militari sparse nel mondo. Okinawa è una colonia militare degli Stati Uniti, una buona parte della Corea del Sud lo è, possiedono colonie vere e proprie, da Porto Rico passando per Guam, eccetera, la base di Guantanamo a Cuba, eccetera. Tutto questo è molto faticoso per la popolazione, perché è un peso psicologico notevole, e questa è una criticità degli americani. Però cioè, c'è un gruppo, un apparato di potere che questa egemonia non vuole assolutamente perdere. Anche gli stessi americani, che poi è il motivo per cui sono ancora lì, perché poi gli americani hanno i momenti, hanno tra i loro grandi vantaggi il fatto di esistere su Marte, no? Sono l'unica grande potenza della storia che non è vissuta e non vive nella massa eurasiatica. Quindi loro possono tornarsene a casa, sono dall'altra parte del pianeta, ciò che i cinesi non possono fare, i russi non possono fare, nessun paese europeo della storia ha mai potuto fare. Gli americani sì, teoricamente potrebbero tornarsene altrove, cioè dall'altra parte dell'oceano. Protetti da due oceani. Da due oceani, loro confinano in larga parte con i pesci ed è un grande vantaggio. Poi hanno il Messico al sud, il povero Canada, dico povero Canada non per ragione economica, perché non è un paese sovrano, è ancora formalmente suddito del re d'Inghilterra, quindi sono in una botte di ferro. Per ora il Messico più avanti diventerà una potenza difficile da gestire per gli Stati Uniti, ma oggi no. Quindi loro hanno questa tendenza a dire: torniamocene a casa, non lo possono più fare da molto tempo, è un'illusione, e hanno nella loro testa il dire: però se davvero dovessimo abdicare non lo accetteremmo, perché l'orgoglio di essere il numero uno è ciò di cui campano, gli imperi campano di questo. Dire: noi stiamo nei libri di storia, noi restiamo una civiltà, non sono una civiltà, gli americani fanno parte della civiltà occidentale. Avendone poca. Questa è una tua cattiveria, però rimangono il primo paese del mondo, è un elemento d'orgoglio al quale non vogliono rinunciare. Senti, c'è questa espressione bruttissima, una guerra per procura. Secondo te la guerra in Ucraina lanciata da Putin contro il popolo ucraino è davvero una guerra per procura degli americani? Ma dobbiamo metterci le guerre per procura hanno una, come dire, un fraintendimento di base che, come dici tu, le rendono un'espressione bruttissima. Non è che la guerra per procura può essere anche una guerra di reazione, e questa è una guerra per procura sì degli americani, ma per reazione all'invasione russa. Non è che gli americani, che utilizza l'espressione guerra per procura, sottende come se gli americani avessero attratto in una trappola i russi per fare loro la guerra per procura. Questa è una sciocchezza. Gli americani conducono una guerra per procura, certo, contro la Russia, ma per reazione. Cioè, poi se per guerra per procura intendiamo che utilizzano gli ucraini come una pedina contro i russi, questo no, questa è un'altra sciocchezza. Semplicemente fanno una guerra da remoto, che è più corretto di guerra per procura, a mio avviso, cioè in maniera indiretta, quindi frenano
l'avanzata russa insieme all'eroismo dei militari ucraini impediscono, hanno ormai impedito alla Russia almeno di mangiarsi l'intero paese. Se per questo intendiamo guerra per procura, sì, ma è una guerra di reazione, ripeto, sarebbe più corretta, a mio avviso, una guerra da remoto nel caso specifico. Nel tuo gioco di sponde a lungo raggio hai detto più volte che poi alla fine, secondo te, la Russia rientrerà dentro l'egemonia occidentale rispetto al gioco dell'America con la Cina. Io di questo non ne sono sicuro. Io ciò che mi è capitato di scrivere e dire è che la grammatica impone agli americani di aprire alla Russia prima o poi, ma si vive anche in maniera sgrammaticata, eh? Cioè, fino adesso non ci sono mai riusciti, perché per tante ragioni la prima è che la Russia insiste sul continente europeo, quindi per gli americani la gestione di una Russia anche, come dire, attratta verso il loro campo di influenza è molto difficile. Renderebbe complessa la gestione della NATO, renderebbe proprio complesso gestire la Russia, perché la Russia è un paese in maniera irriducibile imperiale, e quindi poi associarla al tuo campo diventa complicato. Però sul piano grammaticale gli americani sanno di avere due principali nemici al mondo: uno è, lo testimonia il festival del Sarà, quello principale, la Cina, e uno meno principale ma immediatamente successivo, che è la Russia, che oggi se la passa molto male. Ma tu per grammatica non puoi affrontare due nemici insieme, no? Devi dividere il campo, prendere il più debole e giocarlo contro il più forte. Il più debole sono i russi, quindi tu dovresti aprire a loro per giocarli contro la Cina. Ed è ciò che vogliono fare dagli anni 90 gli americani, non è un proposito nuovo, non ci sono ancora riusciti. Ma se la Cina diventasse, oggi può sembrarci paradossale ma ancora non lo è, se diventasse davvero uno sfidante pericoloso per gli Stati Uniti, credo che a quel punto l'apertura alla Russia potrebbe diventare praticabile, perché la Russia diventerebbe senza dubbio il male minore davanti ad un male maggiore staccato come la Cina. Ma insomma, la grammatica è la matematica di qualsiasi disciplina, e a volte si vive anche in forma sgrammaticata. Non è detto che gli americani vi riescano mai, però se ciò capitasse non dovremmo stupirci. Anche chi oggi, correttamente peraltro, vede nella Russia un paese impresentabile, visto quello che ha combinato, non dovremmo stupirci se, visto che poi queste sono cose che decide l'egemone, quindi gli americani, domani invece ci spiegassero che, come cantava Sting, i russi sono degli esseri umani. All'epoca, negli anni 80, Sting dovette spiegarlo agli inglesi, no? Per gli inglesi che i russi fossero esattamente umani non era chiaro. Ci ha scritto una canzone in cui spiegava che i russi condividono la nostra stessa biologia. Potrebbe diventare un inizio, un embrione di apertura americana alla Russia, che oggi ancora non c'è. In tutto questo racconto, in questa sfida fra imperi, l'Europa è totalmente assente. Se l'Europa non è una nazione, è al 99,9% non lo sarà mai. È composta da nazioni che hanno interessi molto diversi fra di loro, specialmente nei confronti della Russia. Il problema dell'Europa è quando gioca a fare la nazione. Perché il problema? Perché poi genera, e chi ci crede, si intende, delusione. Io credo che una comunicazione anche più onesta da questo punto di vista sarebbe più funzionale. L'Europa è composta da nazioni, alcune molto importanti peraltro, che non hanno nessuna intenzione di scomparire o diluirsi o di unirsi, tantomeno, e che nei confronti della Russia hanno interessi molto diversi. Cioè, ciò che la Polonia, anche comprensibilmente, pensa della Russia è molto diverso da ciò che pensa l'Italia della Russia, o da ciò che pensa la Germania della Russia. Una delle ragioni che in questa fase più fanno rabbia i tedeschi, escludendo l'invasione russa dell'Ucraina, che ovviamente è il tema principale di rabbia di Berlino, è l'ascesa della Polonia. E a sua volta una delle preoccupazioni polacche in questa guerra, molto dopo la Russia si intende, è stato l'annuncio pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del governo tedesco, quello che è detto d'annuncio, la svolta del governo tedesco, che ha annunciato un riarmo da 100 miliardi di euro per la Germania. Qualche ora dopo l'annuncio del riarmo tedesco è arrivata puntuale, come un orologio si direbbe chissà alpino, la richiesta di un rimborso, quindi del pagamento dei danni di guerra, delle cosiddette riparazioni di guerra, come si dice con tono legalistico, della seconda guerra mondiale da parte della Polonia, quindi la Polonia li voleva dalla Germania, perché la Germania, l'ex DDR,
che faceva parte ovviamente del sistema comunista durante la Guerra Fredda, ha ripagato in maniera minore questi danni, ma non la Germania Ovest, che poi nel frattempo ovviamente si è fusa nella riunificazione. Quindi Varsavia ha detto: fate una bella cosa, invece di riarmarvi voi, pagateci il nostro di riarmo con le riparazioni della Seconda Guerra Mondiale. L'Europa è questa cosa qui, insomma. E peraltro sopra l'Europa ci sono gli Stati Uniti d'America, che anche se le grandi nazioni d'Europa non lo sognano nemmeno, al di là delle chiacchiere, facciamo finta che volessero sciogliersi in sensi amorosi, gli americani semplicemente direbbero no, non si può fare. Quindi l'Europa fa ciò che può con i mezzi che ha, a volte con una propaganda che rischia di farla deragliare, quando finge ad avere un governo, finge ad avere dei ministri, eccetera eccetera. Sono discorsi un po' annosi. Io credo che meglio esserci, grazie a Dio, in un contesto europeo, prendendolo però con razionalità, senza eccessivi voli pindarici. Immaginiamo di fare una zoomata con Google, siamo arrivati dal globo Europa, arriviamo a Roma. Qual è il ruolo nuovo dell'Italia col governo Meloni dentro questo gioco geopolitico? A me pare che il governo Meloni nella sua politica estera sia letteralmente identico al governo che l'ha preceduto. C'è da dire che... Quindi il governo Draghi. Il governo Draghi. C'è da dire che il margine di manovra, che a sua volta peraltro era molto simile anche al secondo governo Conte, cioè il primo governo Conte ha provato ad avere velleità diverse. C'è stata una firma del memorandum sulle nuove vie della seta, siamo nella primavera del 2019, poi succedono cose. Però è ancora in vigore quella firma? Sì, che tra l'altro scadrà tra non molto, e da quello che trapela non dovrebbe essere rinnovato. Peraltro si rinnova in automatico, a meno che un governo dica no grazie. Sarebbe il primo caso di un non rinnovo per infirmatari. Anche perché siamo l'unico governo occidentale ad averlo firmato. No, non l'unico governo occidentale, l'unico governo del G7. Molti paesi europei lo hanno firmato, ma non quelli del G7, non dell'Europa occidentale, soprattutto i paesi dell'Europa centro-orientale l'hanno firmato, che era peraltro anche nella testa di Draghi, no? Non rinnovarlo. A me pare che questo governo, quello vigente, abbia preso molti appunti e abbia il terrore di prendere qualsiasi iniziativa, perché ha visto cosa succede quando si viaggia in maniera velleitaria. I governi italiani... Quindi non raccordandosi con Washington. Raccordandosi con Washington, sognando tavoli alternativi, forse anche schiacciandosi troppo in questa fase, a mio avviso, per eccesso di timore, che è quasi un terrore assoluto. Questo è un governo che ha paura di qualsiasi esternazione in politica estera e rimane più realista del re. Resta il fatto che comunque i governi italiani essenzialmente ciò che fanno di mestiere principale è carpire, gestire, ottenere i soldi da quella che viene detta l'Europa. Questo fanno di mestiere. Quanti ce ne dai? Quando arrivano? Come li dobbiamo gestire? Poi cambiano le dialettiche, gli annunci, eccetera, eccetera. Ma questo fanno di mestiere in larghissima parte, ad essere davvero onesto, e anche questo governo fa questo di mestiere. Si mette poi i soldi, non sono dell'Europa, ma ci piace definirli così, sono soldi emessi attraverso bond dalla Commissione Europea, ma garantiti in larga parte dalla Germania. Quindi il nostro rapporto principale dovrebbe essere con la Germania, e lì si apre davvero un mondo, e anche lì c'è una continuità pressoché assoluta negli ultimi governi, dal secondo governo Conte fino all'attuale politica estera. È difficilissimo scorgerne le differenze, ma vediamo anche nella gestione dei migranti. Insomma, da Minniti in avanti, sì, mettiamo così. All'epoca si discuteva dei sindaci libici, sembravano cariche elette, erano i capi tribù da pagare. Oggi c'è un governo, quello tunisino, e questo il governo attuale ha inserito, ma non perché c'era da convincerli, i famosi soldi dell'Europa, che ancora una volta sono in larga parte garantiti dalla Germania, per gestire gli immigrati sul territorio, che era, come dicevi tu, lo si faceva dall'epoca del governo Gentiloni, all'epoca in Libia, adesso più sulla Tunisia. Insomma, politica estera, scorgere grandi differenze l'abbiamo vista soprattutto nel governo Conte 1, che è stato eccessivamente eversivo, anche in maniera ingenua. Insomma, c'è stato chiaramente un raddrizzamento da questo punto di vista. I camion russi
durante la pandemia, esatto, gridano ancora vendetta. Che avevano la scritta dalla Russia con amore, andarono, attraversarono tutto il paese con l'Italia, tutti gli italiani chiusi dentro casa da Pratica di Mare, arrivarono fino in Lombardia. C'era un ministro che era in linea con Washington e chiuse quella vicenda, Guerini. Lì non, diciamo, la storia ancora non è chiarissima, c'è chi sostiene che gli americani sapessero, qualcuno dice un po' meno. Resta il fatto, quindi attenendoci ai dati, che con gli italiani tutti letteralmente dentro casa, non è un'iperbole, in Italia comunque scorrazzavano in buona fede, diciamo così, militari di una potenza straniera. 96 militari e 4 medici. E che potenza, insomma. Hai parlato di Nord Africa, secondo te la chiusura della vicenda di Zaki è una chiusura che dà merito all'azione diplomatica del governo Meloni, oppure era un evento che sarebbe accaduto normalmente? Io credo, sinceramente non capivo quale fosse il beneficio per il governo egiziano in assoluto nel calpestare i diritti di un cittadino senza alcuna ragione, nel tenerlo in carcere e poi liberarlo e poi condannarlo, eccetera. Quale fosse, tralasciando l'aspetto giuridico, che già dovrebbe essere sufficiente vista la violazione delle libertà individuali, proprio quale fosse a livello di peso geopolitico e anche di propaganda del regime, era assurdo, era tutto assurdo. Soprattutto dopo il caso Regeni. Dopo il caso Regeni, a maggior ragione. Quindi io credo che ci fosse un'inclinazione, almeno logica, davanti alla follia che si stava perpetrando ai danni di Patrick Zaki. Quindi questa liberazione, la grazia nel caso specifico di Al-Sisi, dovesse arrivare, come ovvio, molto molto prima. Se poi in questo ci sia stata una capacità di convincimento del governo Meloni, io da qui non lo posso certo escludere, ma trovo che fosse decisamente nelle cose. È assurdo il contrario, in una questione che si è, neanche a dirlo, prolungata oltre ogni termine logico. A volte i grandi eventi dimostrano anche la capacità di una nazione, di uno Stato, di stare nei tavoli dei consessi internazionali. A tuo avviso Roma 2030 Expo, che si sta giocando questa partita con l'Arabia Saudita, ha delle carte per poter arrivare a gol, oppure la forza dei petrodollari arabi vincerà? Raccontano, non so quanto sia vero, che il governo francese sia più incline all'Arabia Saudita che a Roma, nonostante i tentativi peraltro complessi da parte del nostro governo nei confronti dell'Eliseo. Diciamo che io personalmente, come ovvio, tifo fortemente per l'Expo a Roma, neanche a dirlo, ma vale la pena ricordarlo, ovviamente non conta niente, ma temo tuttavia che non sia semplicissimo per quello che abbiamo appena ricordato, perché comunque un'altra città italiana, Milano, ha avuto l'Expo poco tempo fa nei termini che siamo stati insieme, dove esatto, si è realizzato tutto l'anno, ci siamo tutto stati una volta al mese, che adesso stanno riqualificando con un lavoro davvero egregio per un partner Lendlease, esatto, mi fa piacere citarlo, i nostri amici di Lendlease. Quindi ne sarei stupito in maniera molto positiva se Roma avesse questo privilegio, ne sarei molto contento. Saremmo vicini a Milano, nel senso, come cronologia, e questo sarebbe stupefacente. E comunque l'Arabia Saudita la raccontano come un avversario, per quello che dicevi tu, estremamente insidioso. Insomma, staremo a vedere, mi auguro che ci possa essere un lieto fine. Però è una sfida anche fra un paese che vive di ricchezza data dai fossili e una capitale europea che inizia una narrativa differente, quella della transizione energetica. Può essere messa anche così come sfida? Dovrebbe, mettiamo il condizionale, dovrebbe essere vista anche così. Non sono sicurissimo, perché l'Arabia Saudita si sta non a caso rifacendo l'immagine. Siamo davanti ad un paese che è forse in questa fase il paese che più spende per rifarsi un'immagine su ogni campo, in ogni territorio. Quindi con, diciamo, gli americani direbbero, evidentemente hanno tanto terreno da recuperare. Esatto, molto terreno da recuperare. Gli americani direbbero con long overdue, cioè con qualcosa che doveva essere fatto molto tempo fa, quindi concessioni di diritti a dir poco necessari e scontati alle donne, sui quali restano ancora molto indietro, e poi un tentativo di allontanare anche il wahhabismo, che è la religione di Stato, cioè la parte di confessione sunnita che storicamente l'Arabia Saudita utilizzava, qualcuno vorrebbe dire,
ne sono sicurissimo, ma comunque adesso Riyadh si racconta così, cioè come in un scoppiamento del wahabismo, che è una parte profondamente oltranzista dell'Islam, per aprirsi al mondo, e poi l'invenzione di una nuova enorme città da fare, The Line, esatto, nel nord del paese, sul Mar Rosso, una città ecosostenibile, un territorio che vive quasi esclusivamente di fossile. E poi non è una sciocchezza per niente l'invenzione di un campionato di calcio nel quale condurre grandi campioni dai campionati europei, anzitutto dal nostro, che come ovvio per ragioni economiche è il più vulnerabile dei grandi campionati. Questo dovrebbe rifarne un'immagine, l'Expo, speriamo per noi di no, si inserirebbe esattamente in quella cornice, in un rilancio di questo tipo. In un mondo perfetto il tuo algoritmo, cioè il paese con il fossile per eccellenza e noi che invece andiamo verso la transizione ecologica, dovremmo vincere noi. Un algoritmo perfetto, speriamo valga anche nella realtà. Senti, tu più volte sei stato critico rispetto anche alla condizione demografica della nostra nazione. Ci sono pochi giovani in Italia e quindi non c'è una forza di rivoluzionare lo status quo. L'Italia è il paese più anziano del mondo, quindi non è una questione di opinione, e i nostri giovani sono la minoranza della minoranza, e quindi un paese nel quale i giovani sono la minoranza della minoranza è un paese che fa fatica per eccellenza. Ma non solo per quello che diciamo spesso sui giovani, riempiendoci la bocca, no? Dicendo cose inutili e molto vacue del tipo noi crediamo nei giovani perché i giovani, se ci fossero, farebbero un paese migliore, che non è scritto da nessuna parte. Noi anche siamo stati giovani, ma i giovani sono categorie umane, quindi ci sono giovani e giovani, più capaci, meno capaci, eccetera. Il punto del nostro paese in particolare è che i giovani sono talmente pochi, proprio numericamente pochi, sono appunto il meno di quanto riguarda gli altri paesi in proporzione del mondo, che hanno inevitabilmente assunto categorie molto anziane di comportamento. Credo che questo sia la vera questione riguardante i nostri giovani, che è naturale, in una comunità la minoranza, se piccina, adotta atteggiamenti, idiosincrasie, visione del mondo della grande maggioranza. Da noi la grande maggioranza è anziana e i giovani hanno atteggiamenti da anziani, è inevitabile. Infatti per noi i nostri giovani hanno pregi eccezionali che non sono da giovani, cioè sono molto saggi, sono preparati, sono attenti anche alle questioni più lontane. Mancano di quella propulsione tipicamente giovanilistica, che è quella alla rivoluzione, è quella di dire il potere lo voglio adesso e subito. Accettano un compromesso con i genitori e con i nonni, che è un compromesso da anziani, cioè io lavorerò con un lavoro stabile e definitivo chissà quando, sia dai 40 anni in su, perché tu papà, tu nonno non andrai mai in pensione, ma fino a 40 anni mi mantieni, o direttamente o indirettamente, quindi io proprio direttamente, o perché nonno mi lascia a casa, o perché zio, cugino, papà mi lasciano qualcos'altro, un mestiere, eccetera. Che è un compromesso ignobile sul quale comunque il nostro paese più o meno si regge, ma un compromesso senile, non esattamente giovanilistico. La forza biologica dell'Africa, Niger e Nigeria nei prossimi 20-30 anni faranno qualcosa come quasi 1 miliardo di nuovi nati, arriverà prima o poi in Europa? Le migrazioni sono inevitabili e fanno parte della storia dell'uomo, quindi figurarsi quelle di un continente come quello africano, la Nigeria, a cui tu facevi riferimento in particolare, che è in esplosione, in esuberanza demografica a differenza del nostro, sì, certo, arriveranno qui, senza discutere di sciocchezze come l'invasione, sciocchezze di questo tipo che non ci sono e non esistono, ma la pressione demografica sì, che è tutt'altra cosa, che peraltro rimane in larga parte nel continente. Cioè la grande maggioranza delle immigrazioni africane sono nel continente africano, noi neanche ce ne rendiamo conto, conducono anche a un rimescolamento dei rapporti di forza sul continente africano, che non è esattamente l'ultimo del pianeta per importanza, anzi tutt'altro. Anche perché ha molte materie prime, soprattutto quelle della transizione ecologica. E non a caso i cinesi, che di quello campano come estrazione, sono molto presenti, così come lo sono per carità anche i russi, come lo sono anche i turchi, lo erano i francesi, adesso lo sono un po' meno, i russi con una formazione peculiare, che è quella, no, dedicata dall'ex cuoco di Putin, anche se era soprattutto il suo sodale ad essere un appassionato di Richard Wagner,
e per questo viene chiamata così, Wagner. Anche perché sospettati di avere simpatie naziste nella loro testa, Wagner era soprattutto il compositore amato dai nazisti, pensate un po', che come sappiamo ha avuto un ruolo nelle ultime settimane eccezionale nel fallito golpe di Mosca e che cura soprattutto gli interessi russi in Africa, anche nell'estrazione delle risorse a cui tu fai riferimento, al punto che con alcuni soldi di estrazioni africane curate dalla Wagner ci si paga anche l'invasione in Ucraina, la Wagner ad esempio le sue operazioni. Abbiamo parlato ovviamente della transizione, ci sono materiali nuovi da estrarre in Africa, in Cile, ma la vera frontiera sembra quella dell'intelligenza artificiale. A tuo avviso gli americani sono ancora una volta davanti ai cinesi? Questo è molto difficile da dirsi, perché lì i cinesi sono in netto recupero e in alcuni filoni di essa sono anche avanti rispetto agli americani. Il punto a mio avviso è non ingigantire la questione tecnologica in nessun campo. Spesso la questione tecnologica viene utilizzata come un escamotage per non approfondire, cioè chi dominerà l'intelligenza artificiale dominerà il mondo? Assolutamente no. È come dire che tutto ciò che poi decide le questioni tra potenze, che sono sempre collettività umane, sia soltanto l'aspetto tecnico e quindi tecnologico, non è vero per niente. È come dire che gli Stati Uniti sono diventati la prima potenza del pianeta perché hanno sganciato le bombe atomiche sul Giappone, non è vero. Le caratteristiche che li hanno condotti ad essere tali sono altre e sono sempre legate al fattore umano. Tuttavia l'intelligenza artificiale ha un ruolo insieme ad altre componenti nella competizione globale e alla pari di altre componenti, ma non è per niente l'elemento decisivo. Per rispondere alla tua domanda, è tuttavia un elemento nel quale la distanza fra Washington e Pechino è molto ridotta rispetto, che so, alla dimensione marittima di cui abbiamo discusso, che è comunque molto più importante dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto che per il presidente cinese, che è riuscito a modificare la Costituzione, di fatto diventando un imperatore senza un orizzonte temporale nel quale cedere il testimone, appunto crede che questo sia il secolo cinese. A tuo avviso la Cina ha la forza per imporsi come nuovo impero del globo? Ne dubito fortemente, sinceramente non penso vedremo mai il secolo cinese, però è già un passo avanti, nel senso i cinesi ridevano molto quando gli si dice che questo è il secolo asiatico e loro non ci credono neanche un po'. Il secolo cinese è soprattutto propaganda, dubito fortemente che la Cina avrà mai le capacità per diventare la prima potenza del pianeta, è un paese in difficoltà con le criticità di cui discutevamo. Ciò che possiamo dare per certo è che se un tentativo reale la Cina farà nello scomodare, quindi nel rovesciare l'egemonia americana, arriverà più nel medio periodo che non nel lungo periodo, proprio per quella questione demografica a cui facevamo riferimento. La popolazione cinese va invecchiando molto velocemente e quindi se Pechino vorrà davvero provare a spodestare gli americani dovrà farlo più prima che poi, altrimenti quella finestra si chiuderà e il rischio è di non averci nemmeno provato. Ma se dovessi fare una previsione a 20-30 anni, che sono quelle più insidiose perché mi auguro di essere ancora in vita tra 30 anni, dire che ti sei sbagliato, che tra 30 anni dovrei essere ancora in vita, dubito che comunque la Cina riuscirà a sostituire gli Stati Uniti in quell'arco temporale. Anche perché più volte hai detto che il campo di battaglia è il sud-est asiatico e gli americani riescono ad avere sia controllo militare dei mari ma soprattutto relazione con gli stati che stanno in quel pezzo. Sempre per quel vantaggio che hanno, il vantaggio principale degli americani è vivere su Marte, cioè sono lontani da tutti e per una potenza è un gigantesco immenso vantaggio, perché i paesi intorno alla Russia scelgono gli Stati, perché la Polonia sceglie gli Stati Uniti, l'Ucraina sceglie in larga parte gli Stati Uniti, i paesi baltici, la Finlandia anziché la Russia, perché il Vietnam, le Filippine, la Corea del Sud, potremmo continuare, l'Indonesia, la Malesia, scelgono gli americani in funzione militare contro la Cina, non certo perché, come dice la propaganda, perché gli americani sono simpatici, hanno Netflix, soltanto a noi interessano queste cose. Il Vietnam è una dittatura comunista, figurarsi se interessa loro, se gli americani sono democratici o no. Le Filippine non sono per niente un paese democratico, anche l'Ucraina non è mai stato un paese democratico per come lo intendiamo noi in senso occidentale. Vantaggio enorme degli americani è che sono lontani dagli egemoni diretti e quando devi scegliere un potenziale egemone, finché lo puoi scegliere, a meno che tu non venga sottomesso dall'egemone immediato, vai sempre a scegliere quello lontano. Perché? Perché quello lontano fa meno paura,
un giorno scomparirà, lo conosci meno, hai meno contenziosi storici. Leggemone prossimo, vicino geografico, anche se dovesse scadere, sempre lì rimarrà. Se la Cina implodesse, sempre nel cuore dell'Asia sarà, con 1.300.000.000 di abitanti. Il giorno che gli americani non ce la faranno, non arriveranno più in Asia. La Cina resterà sempre sulla testa dei vietnamiti. Questo è il grande vantaggio degli americani. Vivere su Marte vuol dire questo, cioè loro vivono in Nord America e sono lontani da tutti e lo sfruttano a loro vantaggio. Poi lo ricoprono con questioni accessorie che sono le più importanti per la qualità della vita, intendiamoci, cioè i valori democratici eccetera, ma che non è che a un vietnamita interessano, perché ripeto, il Vietnam è una dittatura comunista, non sceglie in base ai valori democratici, così come non li sceglie le Filippine, Singapore, che è una città-stato dittatoriale, figurarsi, pura dittatura, figurarsi se sceglie un paese democratico anziché un altro. Scelgono l'egemone più lontano, questo sì. Hai fatto riferimento alla democrazia, è inevitabile, l'abbiamo fatto più volte su questo palco, una riflessione fra le democrazie e le autocrazie. A tuo avviso siamo in una fase in cui il mondo non ha più fiducia nella democrazia? E nel frattempo chiedo alla regia se magari riusciamo a vedere anche l'innovazione grafica di questo festival con le facilitazioni che sta realizzando la nostra amica Sara Pavan di tutto quello che stai dicendo. Dai, che bello, evviva. Ma un applauso a Sara. Ma per rispondere alla tua domanda, il mondo, se per il mondo intendiamo il grosso e l'umanità, la democrazia non ha proprio mai creduto in noi, per essere davvero onesti, perché per una grande fascia dell'umanità, cioè la sua maggioranza, la democrazia è un principio occidentale, quindi lontano dalla cultura locale, cioè non entrano neanche nell'ambito, non ne vogliono spesso sapere perché l'hanno vista arrivare con gli occidentali, con i coloni, con il nostro colonialismo. Purtroppo spesso il ragionamento alla democrazia resta con grandissimo distacco rispetto agli altri regimi, il miglior sistema istituzionale del mondo, ma in grandi contesti, quelli maggioritari dell'umanità, ha lo stigma di essere occidentale, di individualistica, in contesti dove l'individuo non è al centro della società ma lo è la comunità, e dove l'elemento coloniale, che noi la storia non lo studiamo più manco morti, quindi ci sembra qualcosa di lontanissimo, ma in molti contesti è questione di pochi decenni fa. E quindi la democrazia non ha mai avuto un occhio di eccezionale riguardo dal resto dell'umanità, e questa è uno degli aspetti più dolorosi che riguardano il nostro tempo. Dario, andiamo verso la conclusione della nostra chiacchierata e io ti ringrazio, farei già un grande applauso per questa ora insieme, e soprattutto ti sei fatto carico di un panel che doveva vedere altri ospiti e che per vari motivi non ci sono. Un caro saluto a Monica Giandotti, che doveva essere collegata con noi, e al tuo editore che non è qui. Che dice il direttore Mentana, che è stato eccezionale nel individuare un volto nuovo che ha portato la geopolitica nelle case. Innanzitutto, se ti sentisse su questo non sarebbe d'accordo, conoscendolo direbbe no, è stato un errore dal suo punto di vista, no? Al di là delle battute, non so cosa dica in questo momento, però è bello sapere che è un contemporaneo, quindi presto potremo chiederglielo. Assolutamente, ci sarà assolutamente occasione per poter dialogare con il direttore Mentana, che però ha editato questo Domino che sta andando molto bene. Siamo molto contenti, sì, Domino è, facendo tutti gli scongiuri, sta andando molto bene, abbiamo venduto più di 200.000 copie nel primo anno di vita, è un prodotto nel quale, neanche a dirlo, crediamo molto e soprattutto per ora funziona. In questo adesso faccio il ruffiano, tante immagini non mi ascolterà, il mio editore mi lascia carta bianca, si dice in questi casi, ma è proprio così, e credo che sia un pregio non da poco, del quale ovviamente lo ringrazio. Ovviamente è un'esperienza editoriale che poi si sta trasformando anche in una esperienza di formazione. Sì, esiste la scuola di Domino, ti ringrazio, dammi l'opportunità di parlarne. Abbiamo fatto il primo anno, si è concluso adesso il primo luglio, cominceremo l'iscrizione a settembre, una scuola di geopolitica online per chiunque volesse parteciparvi, legata alla nostra rivista. Ricominceremo da gennaio, ma le iscrizioni partiranno a settembre, quindi ti ringrazio per lasciarmelo dire. E poi abbiamo avuto anche l'esperienza comune di vedere come la geopolitica sta entrando dentro l'alto management delle imprese. Gli imprenditori hanno capito che hanno bisogno di comprendere le dinamiche del mondo e di affidarsi magari non all'accademia, ma a qualcuno che ha una sensibilità diversa. Ma sai, questo dipende appunto molto dalle scelte, ci vuole un po' di tutto, per carità, ma anche chi poi vuole in questo momento
anche affrontare temi geopolitici, eccetera, c'è una notevole attenzione in questa fase, no? Lo diciamo anche contro i nostri interessi, la geopolitica va di moda, che è un bene anche un po' un male, cioè nel senso c'è tutto il contrario di tutto al suo interno, c'è però una maggiore consapevolezza e coscienza su questi temi ai quali facevo riferimento all'inizio quando dicevo, perché tanto comunque poi alla fine si occuperanno loro di noi, quindi tanto vale affrontarli a nostra volta, e questo è forse il pregio, l'unico, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, per essere davvero onesti, che possiamo rintracciare. Dario, in prima fila abbiamo il presidente del COSIB che ha promosso il Festival del Sarà. A tuo avviso, con questa nuova fase economica, un territorio come quello di Termoli, che di fatto è al confine est dell'Occidente, ha l'opportunità di poter intercettare dei capitali di ritorno dall'est asiatico e diventare una piattaforma per la catena di valore continentale? Innanzitutto me lo auguro, come si dice in questi casi, però perché no? Perché no? L'Italia paga da sempre uno scadimento della sua dorsale adriatica, che è la parte negletta per eccellenza del nostro paese. Anzitutto a livello infrastrutturale, fare est-ovest in Italia è un viaggio della speranza. Ne sappiamo qualcosa. Sappiamo qualcosa, ma da nord a sud, cioè andare da Trieste a Genova è veramente un viaggio con il treno, ad esempio, è veramente un viaggio della speranza. Questo per tante ragioni. Adesso l'Italia è un paese che si è sviluppato tra nord e sud, da sud a nord, che ha sempre prediletto il Tirreno da quando è diventato un paese unitario. Qualcuno dice da quando non c'è più Venezia, la dorsale adriatica ha smesso di essere cruciale, eccetera. E quindi riguarda, tra l'altro, lasciami dire, nel prossimo numero di Domino ci sarà proprio un approfondimento sull'Adriatico, un approfondimento strategico sul valore dell'Adriatico, mi è fatto venire in mente. Quindi Termoli si inserisce in un discorso di questo tipo, in quella che è una tardiva riscoperta di quello che una volta gli italiani consideravano il loro lago, no? Lago Adriatico. E che da troppo... Anche perché quella meravigliosa chiesa che hai di fronte è fatta con pietra che veniva da Ragusa, l'attuale Dubrovnik. Quindi veniva dall'altra parte del mare. Questo ci ricorda come l'Adriatico è storicamente un luogo di influenza per molte potenze italiane, e doveva esserlo anche per l'Italia unitaria, questo è successo meno, ma si può ancora fare. Insomma. Abbiamo avuto la fortuna di avere il governo Draghi che ha deciso, dialogando con la famiglia Elkann, con Stellantis, ora con Assisi, di pretendere che il contributo del PNRR per la prima gigafactory italiana venisse stanziato per una azienda che poi lo stabilimento lo mettesse nel sud Italia, per fortuna a Termoli. A tuo avviso questo evento, che porta 2,1 miliardi di euro su un territorio così piccolo, può avere uno sviluppo e creare una nuova identità per un territorio? Beh, dovrebbe averlo. Anzitutto se portasse infrastrutture, che poi sono l'elemento carente, Molise è ovviamente una regione culturalmente del sud Italia, quindi l'elemento carente non solo al sud, ma in Italia le infrastrutture servono un po' ovunque, specialmente al sud, e quindi se un investimento di questo tipo creasse quello che viene detto il retroporto, quindi in questo caso è impropria la definizione, ma tutte le infrastrutture che conducono al terminal finale, sarebbe già un inizio fondamentale, e poi lo sviluppo che questo creerà, usiamo l'indicativo, mi pare... Tu lo sai troppo meglio di me, lo sappiamo quanto ti impegni al riguardo, rimane un elemento di grande ottimismo, ed è un elemento di grande ottimismo. Dario, ultima domanda, anche tu, è un vero piacere potertela fare perché significa che entri nel club degli amici del Festival del Sarà. La nostra mascotte, la Salva Pecunia, non contiene denari o soldini, ma buone idee dei nostri ospiti. E quindi quello che ti chiedo, cosa mettiamo nella Salva Pecunia come idea, come parola? Beh, visto il luogo meraviglioso che ci ospita, nel quale, dico con nessuna punta di pudore, non ero mai stato a Termoli, quindi vi ringrazio per l'invito già per questo, la riscoperta dell'Adriatico, della dorsale adriatica a cui facevo riferimento, mi pare un'idea non certo originale, ma che rimane una buona idea e la inseriamo volentieri nel Salva Pecunia. Viva l'Adriatico, viva Dario Fabbri! Grazie a voi.
chiudiamo questa serata, la prima serata del Festival del Sarà, con i ringraziamenti di rito. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito in diretta streaming e tutti voi che avete avuto la pazienza di stare qui in piazza con noi. Grazie al COSIB che ha promosso il Festival del Sarà, grazie a Riparte l'Italia, ai partner istituzionali, il Comune di Termoli e la Regione Molise, ai main partner. Se non ci fossero loro il Festival non sarebbe possibile realizzare. Quindi grazie ad Anystation, ad ACC e a Lendlease, grazie a K-Partner, a Banca Mediolanum e a Puccioni. Grazie ai media partner formiche.net e primonumero.it che da un mese raccontano questo appuntamento e che questa sera hanno dato la diretta. Grazie come sempre alla famiglia Vincitorio che ci ospita nel Beach Club, nel ristorante e nelle meravigliose camere della residenza Sveva. Grazie a chi ha garantito la sicurezza con Investigazioni Molise e grazie ovviamente agli amici di Arago Design per la nostra salva pecunia. Ma soprattutto ancora una volta grazie a voi e appuntamento a domani sera, luce permettendo, ore 21, Termoli. Grazie. Grazie, Dario.